Marco, credo che questa Rapid stia dimostrando che può puntare in alto in classifica, anche se secondo me non è tutto merito soltanto dei giocatori, dell'allenatore e della società. Secondo me, almeno per quello che ho visto sabato a Santa, un grosso ruolo ce l'ha anche il pubblico, perché secondo me c'era veramente tanta gente a Santa sabato. Sì, era anche il big match della giornata. Magari la gente è stata invogliata ad andare un po' a broccarli, però sicuramente il pubblico ha un suo ruolo. Riguardo alla prima parte della tua domanda, io penso che siamo un terzo del campionato, quindi chi si trova nelle posizioni diverse non può essere un caso a questo punto. Quindi sicuramente Rapito Nazzaro sta facendo benissimo e si candida un ruolo da protagonista. Abbiamo visto una bella partita sabato, soprattutto nel primo tempo, molto combattuto, in diverse occasioni. Tante per il Rapito Nazzaro, il rigore sbagliato del Real Deva, due squadre che hanno onorato, secondo me, il calcio, la categoria, hanno dimostrato che in seconda categoria si può giocare bene. È stata anche una partita, diciamola, molto corretta, insomma, al di là di qualche sconto di gioco, mi sembra una grande sportività da una parte e dall'altra che a volte in seconda non si vede, quindi anche questo è un elemento che secondo me va sottolineato. Certo, invece Massimiliano, secondo te il pubblico, tu sicuramente la vedi da una parte diversa rispetto a noi, però secondo me conta un po'. Beh, innanzitutto è vero che era uno scontro al vertice, quindi probabilmente la gente era un po' più invogliata. È vero che l'inizio che abbiamo avuto e comunque la classifica sta riportando al Broccardi un po' di gente che gli altri anni avevamo sicuramente perso. Io approfitto per dire una cosa perché sono emozionato del fatto che comunque un opinionista come Pagliettini ci abbia fatto questi complimenti sia sul gioco che sulla correttezza, quindi direi che è un periodo super fortunato per tutta la Rapid Nazareth. E invece questo Real Deiva, secondo me, sta dimostrando di meritare la posizione che ha in classifica, resta comunque capolista. Anche loro, secondo me, hanno un buonissimo gioco. Io ti ho visto parlare a fine partita col mister Piccardo. Cosa vi siete detti? Che siamo curiosi. Ma no, fondamentalmente ci siamo fatti i complimenti, anche perché oltre a esserci divertiti, ha veramente, è facile dirlo dopo, ma ha veramente una componente molto importante, il poter assistere a una partita molto corretta. E quindi, lui meritava i miei complimenti come lui li ha fatti a me. Ed eravamo comunque, credo, tutti e due molto soddisfatti, ovvio, se il risultato rideva uno piuttosto che all'altro, però è stata una bellissima partita. Sul Deiva sono d'accordo con Pagliettini, nel senso che a un terzo del campionato sicuramente non si potrà dire chi vincerà il campionato o chi potrà uscire da questa lotta. Però è anche vero che i numeri iniziano a dare un po' di significato, nel senso che se comunque il Deiva non ha ancora perso una partita, probabilmente vuol dire che dei valori ce li ha, così come continua a sostenere che dopo 10 partite giocate noi abbiamo solo 6 gol subiti. E quindi questi numeri qua sono sicuramente una base sulla quale iniziare a fare un pochettino di ragionamenti. Poi ripeto, secondo me molto presto, anche perché bisognerà capire come poi si ovvierà i primi problemi, sia invernali, cosa che non abbiamo ancora avuto, il freddo, e comunque ai primi problemi situazionali di gruppo, quando poi come si reagirà al primo problema, lì poi si farà molto. Certo. E invece ne approfitta la Cogornese che col vostro pareggio balza in cima alla classifica, sempre a pari punti con il Real Deiva, come detto. Marco, dove arriva questa Cogornese? Arriva in alto, questo guarda, ci metto la firma, dove arrivi poi non te lo so dire, se arriva prima, seconda o terza non lo so, ma arriva in alto, su questo non ho alcun dubbio, hanno avuto qualche difficoltà all'inizio, hanno perso una partita anche sfortunata per certi versi con Levi in casa di mercoledì sera, però insomma adesso sta viaggiando più nel regime, è una squadra che ha tanta qualità, questa Cogornese, poi due o tre giocatori che in seconda categoria ci stanno molto larghi e quindi questo fa la differenza. La Cogornese era una di quelle squadre attese già alla vigilia, mentre magari il Real Deva e Rapito Nazaro godevano di meno pronostici, forse perché si conoscevano anche un pochino meno magari i nuovi organici. La Cogornese era una di quelle squadre che già alla vigilia godeva dei pronostici, dei favori, perché era neo-retrocessa, perché comunque in seconda categoria negli ultimi anni aveva sempre fatto bene, perché si era rinforzata. E quindi insomma, un allenatore anche di grande esperienza come Guatelli, che anche in questo caso possiamo dire che è un allenatore che in seconda ci sta molto largo. E dopo aver visto le immagini appunto della partita fra Rapid e Deiva, andiamo a vedere lo scoppiettante 3-3 fra Panchina e Aurora. Eravamo al Daneri di Caperana, vediamo il servizio realizzato da Alessandro Belagamba.
Che passa? Dai ragazzi, dai! Bravo Ste! Vabbè, poi quando facciamo gli highlights È stata una partita abbastanza anomala, con secondo me tanti errori da tutte e due le parti, ma io parlo solo della mia squadra, perché delle altre squadre non parlo mai. Noi abbiamo sbagliato tanto, c'è tanto da lavorare, ma per una questione credo di testa, perché sicuramente con un cambio di allenatore poi cambiano anche le cose. Devo riuscire a tirare fuori dai miei ragazzi un po' più di grinta, un po' più voglia di lottare, che è quella che ad oggi è mancata. La partita, i gol sono venuti per me per una serie di errori da entrambe le parti, eravamo squadre molto lunghe che faticavano a mettere giù la palla, a creare del gioco.
Io sono entrato da giovedì sera, quindi fatico a conoscere la mia squadra, anzi, a dire la verità, la conoscevo poco. Oggi faticavo a ricordarmi i nomi di quelli che erano in campo, però adesso in settimana piano piano lavoreremo per creare un gruppo, per creare una squadra, per cercare di dare un'impronta alla squadra, che è quello che io voglio dai miei giocatori. La seconda categoria è un campionato così, ci sta, non siamo professionisti, ci sta che ci siano delle errori durante i 90 minuti, vince quello che sbaglia meno, ma questo è nel calcio in generale, quindi va bene così. Ho provato oggi un modulo un po' diverso rispetto a quello che normalmente giocavano, adesso vediamo un po' se sarà quello che userò durante l'anno o se proverò altri tipi di moduli di gioco. Vediamo poi a dicembre se ci sarà qualche altro innesco da andare a cercare nella campagna questa. La prossima giochiamo contro la Leivese, una squadra che non conosco, però io non guardo le altre squadre, guardo solo la mia, cercherò di preparare al meglio la mia squadra e poi vediamo un attimo. Sicuramente bisogna fare dei punti, perché sennò poi la classifica diventa abbastanza pesante. E niente, il primo tempo paradossalmente abbiamo fatto noi la partita, abbiamo fatto due errori clamorosi, abbiamo preso due gol e per fortuna siamo riusciti a recuperarlo alla fine del primo tempo. Io sinceramente al primo tempo ero convinto di vincere la partita. Secondo tempo siamo entrati col piglio giusto, abbiamo creato un paio di occasioni e poi abbiamo subito il gol forse nel nostro miglior momento, una disattenzione tra due. Alla fine poi tra tre su rigore ci spostare e prendiamo questo punto, anche se sinceramente avrei preferito vincere, però come si era messa la partita sinceramente il punto ci sta, gli avversari loro erano più in difficoltà con noi, sapevo che venivano qua con una forte convinzione perché avevano appena cambiato l'allenatore e quindi erano motivati, volevano far bene, farsi vedere dall'allenatore nuovo e hanno fatto un'ottima partita anche loro, potevano chiuderla perché naturalmente su 3-2 potevano fare il quarto gol e spegnerla, invece siamo stati bravi nel pareggiare, prendiamo questo punto e andiamo avanti. E per quanto riguarda il prossimo turno abbiamo una partita dura, perché andiamo a giocare con la Ciassetta, che secondo me è una delle squadre più forti del campionato, e purtroppo ci andiamo, oggi ne avevo 15, la prossima rischio di averne ancora meno, perché Pulli l'hanno portato a pronto soccorso e non so cosa si è fatto, ha preso una brutta botta alla schiena. Simone Boggiano ce l'ho squalificato, e Sanguinetti infortunato, speriamo che mi rientri un paio di giocatori. Comunque andremo a giocare partita come facciamo sempre, non c'è problema.